aiuto! Ma che chiami chi ti sente qui? Appunto. Duca, io ti chiedo scusa. Ma non si tratta di chiedere scusa. È che a te io te voglio far capire. Saranno 30 anni che hanno fatto l'Europonita? Acerà, diuti. Sì, capo. Col trattato di Schenck, no? Che dice quel trattato lì? Che le merci e gli uomini possono circolare liberamente. Ma te ce lo sai quanto è grande l'Europa? Acerà, diuti. Una cifra. Oh, dico io, ma con tutta questa Europa a disposizione. Ma te, proprio dentro al quartiere mio, dovevi dare un pelo i coglioni. Vabbè, ma io non ci vengo più, non faccio più. Tranquillo, ti rompiamo solo una mano. Ma che te credi, che a noi ci fa piacere? Però mi trovi costretto, capisci? Perché se qualsiasi coglione che si sveglia la mattina può venire a rubare nel quartiere mio, allora che vuol dire? Acerà, dio te. No, io lo dico io. Che Arduca non conta un cazzo. Acerà, regge il braccio. Scusa papà, scusa, colpa mia, scusa papà. A proposito dei coglioni, non mi chiamare papà. No, è che la volevo sistemare sul mucchio e mi è scappata di mano. Sì, ma che c'ho, le ammazza tutti. La ritiro su, ci metto un attimo. Scendi, scendi da qualcosa, non tocca niente, bambacione. Ah, il fio vostro. È una storia lunga. Comunque io Erminio, il cognome mio, non glielo ho mai dato. Oh, che state a fare, che state a fare? Dobbiamo dare una lezione a sti infamoni. Ah, bella papà, e che famo? Buttiamo una betoniera e infiliamo dentro lo spartitraffico sulla Tiburtina, eh? Oh, io sta da retta, esagera sempre. Te rompevo solo una mano. Ah. No, la mano, papà, non mi hai rotta la mano. Fammi prova, papà. Mali mortacci, ma che hai fatto? Ho sbagliato, scusate, colpa mia. Vado via, scusate, scusa, tu l'ho sbagliato. L'errore di valutazione, scusate, via, vado via. Sto gran fiote della mignotta. Scusa, Luca. Che scusa, scusa. Quando ce vuoi, ce vuoi. Su madre quello faceva. Allora, Duca, io ti saluto e scusa ancora. A posto così, non ti preoccupare. Ah! Facerà. Che fatica c'era. Anni passano, sono stanco, me lo credi dire. E fallo, no? E che tu impedisci? C'è sta sto gruppo organizzato che ci sta a levare lavoro a tutti. Ma chi è Arbanese? Ma chi? Equitalia, mi ha pignorato casa, ti rendi conto? Dopo una vita di resto lavoro, mi ritrovo con la scarpa raccavata. Tu sei troppo buono, Duca, sei troppo buono, ho sempre detto. L'unica cosa che potrei fare è andare un barone. A Londra, fagli venire il ristorante che ha comprato quei soldi miei e ritirato. E faccio, no? Mando va, mando vado che c'ho l'obbligo di firma io. Ma mandaci i tuoi figli. Sì, capirai, buoni quelli. Erminio, il figlio mezzo sangue, l'hai visto, no? È un coglione. Magari fosse capace, allora sì che so, meriterebbe il cognome mio. L'altro figlio, Prisco, per puro sangue era tanto vegliardo, ma poi gli è successa la disgrazia. Essere incoglionito pure lui.